Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Con l'avvicinarsi dell'estate, la preoccupazione per la carenza idrica si fa sempre più insistente, soprattutto alla luce di quanto successo ovviamente l'estate scorsa. Chieti è la città al primo posto per dispersione idrica, la cui dispersione si attesta al 70%. Questa mattina abbiamo sentito l'onorevole Daniela Torto del Movimento 5 Stelle, il servizio di Selenia Secondi. La carenza di acqua anche nel periodo invernale e i problemi alla rete idrica tornano alla ribalta perché comunque sono problematiche che non si possono affrontare a lungo termine. Questo perlomeno è quello che voi dite dei 5 Stelle. Servono decisioni immediate. Sì, tutte le iniziative che sono state messe in campo sicuramente possono portare a una soluzione a medio e lungo termine, ma quello che i cittadini si aspettano oggi è avere un intervento immediato sul campo e anche essere un po' così messi a conoscenza dalla regione di quella che è la programmazione della ricostruzione di questa rete idrica, perché ad oggi nulla sappiamo e poi ci sono anche polemiche nel merito, quindi approfondire questo, allo stesso tempo rendere efficiente il servizio di ricostruzione. Dobbiamo puntualizzare un aspetto: è vero che è possibile ricorrere a una maggiore quantità di acqua da mettere a disposizione, ma è anche vero che se ci sono delle perdite possiamo prendere tutta l'acqua del mondo e la continueremo a disperdere inutilmente. Anche il bonus autoclave, io ho sentito di questa novità dalla regione Abruzzo, ma non è la soluzione. E poi tra l'altro non tutti possono permettersi di accedere a questo bonus e soprattutto di installare un'autoclave in casa. Ecco, questa non è la soluzione corretta. Cosa chiedete alla regione? Oltre alla commissione d'inchiesta che avvierà ovviamente un percorso, un dibattito, noi chiediamo un intervento pronto, immediato e chiediamo di esserne messi a conoscenza. Andiamo a Pescara sulla crisi di bilancio che dopo la sentenza della Corte Costituzionale sono intervenuti gli esponenti dei gruppi consiliari del Partito Democratico, della lista Sclocco Sindaco e di Città Aperta. Paolo Renzetti. Le casse del comune di Pescara sono sempre più vuote, c'è questo problema di bilancio anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale. C'è anche un rimbalzo di responsabilità tra l'attuale giunta e la precedente. Qual è il vostro pensiero? Ma che la narrazione che il sindaco ha tentato di fare in questi giorni è veramente molto falsa, perché quando il centrosinistra è arrivato nel 2014 al governo della città ha dovuto fare la procedura di cosiddetto predissesto perché le casse erano vuote. Quella procedura, ai sensi di legge, ha avuto anche il via libera da parte del Ministero. Nel frattempo la normativa è stata impugnata e di conseguenza oggi c'è questa situazione. Il vero punto però è che il sindaco Masci, quando si è insediato il 10 giugno del 2019, era già al corrente di questa sentenza e ci chiediamo in questi 2 anni e mezzo perché non sono state messe in campo tutte quelle misure che avrebbero consentito a Pescara di non arrivare all'ultimo secondo senza un'alternativa. Purtroppo, delle 3 città capoluogo, Pescara è l'unica che oggi non ha una soluzione diversa, perché ad esempio Napoli e Reggio Calabria hanno fatto in questi anni la spola tra il Palazzo di Città e Roma per trovare una soluzione e l'hanno ottenuta una soluzione. Pescara è rimasta ferma. La verità è una: l'amministrazione di centrodestra sta facendo di tutto per far pesare questa situazione economica creata dal centrodestra spesso sulla pelle dei cittadini pescaresi. La dimostrazione è quella dell'aumento delle tasse, in questo caso soprattutto di parcheggi auto, non solo nel centro città ma anche nella periferia, che è una cosa gravissima, perché in un momento storico in cui è aumentato tutto, sono aumentati i beni di prima necessità, l'energia elettrica, il gas, l'amministrazione ha avuto la genialata di tassare anche i cittadini pescaresi che intendono parcheggiare la propria auto, ripeto, non solo nel centro città ma anche in periferia. Pensiamo a via Certeocia, via Paolini, via Falcone Borsellino, via Spiga, insomma sono tante le realtà che oggi purtroppo soffrono. Prima che si insediasse
piazza Carlo Masci, la Corte Costituzionale già si è espressa sulla durata del piano di rientro, quindi lui ha iniziato a fare il sindaco già sapendo che doveva fronteggiare questa emergenza. Ora questa amministrazione non si è occupata di questo problema, non ha risolto questo problema e quindi ci troviamo che dobbiamo vedere che la nostra città già spenta da tante iniziative che hanno colpito e affondato la vitalità e la società economica, culturale, turistica della città. In più deve vedersi alzati questi costi in modo spropositato della vita quotidiana dei cittadini, che sta peggiorando di giorno in giorno in questa città perché non ha fatto fronte a quello che sapeva benissimo essere una priorità. Il bollettino Covid: sono 2.079 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 1.517 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra i test molecolari e quelli antigenici è pari al 14,4%. Tra i decessi recenti il bilancio delle vittime sale a 3.123. I ricoveri invece sono stabili. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 101 anni. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 42.518, 189 in meno rispetto a ieri. Di questi 314 pazienti, due in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 13, uno in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 42.191 positivi accertati, 190 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. 2.263 i guariti in più rispetto a ieri. I decessi di quest'oggi riguardano pazienti di età compresa tra i 57 e i 94 anni, uno in provincia di Chieti, due in provincia dell'Aquila. Dei casi odierni, 359 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 618 a quella di Chieti, 457 a quella di Pescara, 523 a quella di Teramo, 39 dei contagiati provengono da fuori regione, mentre per altri 81 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara hanno oggi denunciato in conferenza stampa le ricadute negative che avrebbe per le tasche dei cittadini pescaresi la costruzione di un impianto biogas. Oggi torniamo su questa vicenda del progetto di impianto di biometano dopo che nei giorni scorsi avevamo già sollevato un aspetto gravissimo di questa vicenda, cioè la mancata partecipazione del Comune di Pescara al bando del PNRR appositamente dedicato a progetti di questo tipo. Ed è assolutamente impensabile che un comune come Pescara, che versa in situazioni economiche, come ormai sappiamo, praticamente disastrose, possa permettersi il lusso di perdere il treno del PNRR e poi imbarcarsi nello stesso progetto che, anziché essere finanziato appunto a fondo perduto, ora rischia di costare 30 milioni di euro che direttamente o indirettamente ricadranno sulle spalle dei cittadini. Oltre a questo, poi, andando a verificare i dettagli del progetto, emergono, diciamo, degli elementi che danno alla vicenda un contorno ancora più preoccupante, perché i 30 milioni di euro verrebbero garantiti per metà dalla Banca Europea degli Investimenti con un finanziamento che comunque andrà restituito nel corso degli anni, quindi comunque con dei soldi pubblici che dovranno tornare alla BEI, e per gli altri 15 milioni di euro attraverso un finanziamento privato e un project financing. Un project che però si regge su un accordo che in realtà ci legherebbe mani e piedi agli interessi di questo privato e non certo facendo quelli dei cittadini, perché questo piano economico finanziario si regge su una quota minima che al privato dovrà essere comunque garantita, cioè che arrivino o non arrivino i rifiuti organici da conferire e da smaltire, il privato comunque ci guadagna, perché l'eventuale differenza che manca la pagherebbe Ambiente, che è una società partecipata, quindi si parla di soldi comunque pubblici, soldi dei cittadini. E dall'altro lato ci sono delle clausole assolutamente vessatorie con le quali noi cediamo senza colpo ferire tutti i futuri incentivi statali per la produzione del biometano direttamente al privato, e si parla di fondi che possono andare da 1 a 2 milioni di euro all'anno, quindi con buona pace, diciamo, delle tanto sbandierate intenzioni di abbattere i costi della Tari. Un convegno sulla legge fondamentale dello Stato italiano si è tenuto oggi all'auditorium dell'Istituto Alessandrini Marino di Teramo, che rientra nel progetto La Costituzione in classe. Vediamo. È un modo per far vivere la Costituzione, perché non è soltanto un pezzo di carta. Perché se così fosse sarebbe preoccupante, invece questo è anche il miglior modo per passare il testimone, cioè l'incontro tra due generazioni, no?
la nostra generazione e le future generazioni, visto che questa espressione è entrata ora in Costituzione all'articolo 9. E perché l'idea qual è? Quella di, diciamo, sensibilizzare i ragazzi a tematiche di attualità, e, insomma, convincendo loro che non si tratti soltanto di un insieme di norme, ma c'è un disegno di comunità politica dentro la Costituzione. Però il problema è che la Costituzione vive se noi siamo in condizione di farla vivere, e cioè in questo caso se i ragazzi la faranno vivere. I ragazzi hanno da subito fatto delle attività proprio di riflessione in questo periodo, delle iniziative proprio per dire e confermare quello che le scuole italiane in questi giorni stanno sempre di più e con grande forza facendo, che è quello certamente contro tutte le guerre, e quindi è questo a cui dobbiamo educare i ragazzi nelle scuole. Sono riflessioni importanti, riflessioni anche di solidarietà che questa scuola ha da sempre avviato, un confronto aperto con le realtà non solo nazionali ma anche queste riflessioni oltre i nostri confini. L'assessorato al commercio di Chieti sta promuovendo una serie di iniziative per portare la storia e le tradizioni nelle vetrine. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. La storia di Chieti nei secoli, dal Neolitico al Novecento, e la cultura dei cibi antichi arricchiranno le vetrine dei negozi di Chieti. È infatti allo studio dell'assessorato al commercio l'idea di sposare il progetto dell'associazione Musa, il raggruppamento di associazioni che si occupano della gestione di alcuni dei più importanti siti archeologici, storici e artistici abruzzesi, con il commercio teatino. Che stiamo lavorando insieme alla categoria, oggi abbiamo avuto una riunione per fare in modo che questa bellissima iniziativa dell'associazione Musa possa approdare verso le attività commerciali della nostra città. Lavoriamo con la categoria perché la data del 14 maggio possa essere un punto di partenza. L'obiettivo è quello di creare degli appuntamenti tematici come quelli che l'associazione Musa organizza e che danno anche grande riscontro in termini di pubblico, creare questi appuntamenti, però estenderli alle attività commerciali della città in modo che queste possano caratterizzarsi con la storia della nostra città, ma anche per fare in modo che ci possano essere un indotto importante in termini di persone da riversare presso le attività di vicinato della nostra città. Lo ricordiamo, Musa sta organizzando una serie di appuntamenti che puntano proprio a ricordare la storia della nostra città, sia archeologica ma anche più recente, legata al cibo di ogni epoca storica. E questo è l'aspetto molto interessante, unitamente chiaramente alla storia della nostra città, che è una storia meravigliosa, straordinaria, e che unisce anche diversi aspetti mitologici circa la sua fondazione. E dunque un appuntamento del genere che unisce i gusti, i sapori a quell'epoca sicuramente suscita interesse, e siamo convinti possa portare tante persone ulteriori nella nostra città, con tutti i risvolti positivi del caso. 26 opere inedite di Giorgio De Chirico saranno ospitate all'interno del Museo Paparella di Pescara. Domani l'inaugurazione della mostra. Il Museo Fondazione Paparella Treccia di Pescara ospita la mostra dal titolo Giorgio De Chirico, la memoria e l'enigma, l'ultima stagione della metafisica, a cura della professoressa Elena Pontigia, docente di storia dell'arte all'Accademia di Brera e al Politecnico di Milano. L'esposizione, organizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa De Chirico di Roma, dalla quale provengono le 26 opere uniche, aprirà al pubblico domani, sabato 9 aprile. Augusto Di Luzio, presidente della Fondazione Paparella Treccia, esprime grande soddisfazione per questo evento culturale di rilevante importanza per la città di Pescara. Questa mattina in comune la presentazione della mostra. 26 opere della neometafisica. Sono opere che il maestro ha dipinto negli ultimi 10 anni della sua vita, ma sono di una freschezza e di un fascino indescrivibili. Sono lieto di poter comunicare che il presidente della Fondazione De Chirico di Roma ha scritto che il maestro sarebbe stato molto contento di vedere i suoi lavori esposti a Villa Urania accanto alle magnifiche ceramiche barocche della collezione Paparella. È importante per il ritorno turistico.
Si immagini che noi già abbiamo avuto prenotazioni da Milano e da Roma, oltre che da vari centri abruzzesi, da prima dell'apertura. Quindi confidiamo molto nella presenza, nella partecipazione di cittadini, anche pescaresi soprattutto, che hanno magari a pochi passi da casa un evento di importanza internazionale. La pagina dello sport col calcio di Serie C. Domani il Pescara riceverà l'Adriatico, l'ultima della classe, il Grosseto. Indisponibili Rauti, Ilianes, Memmusciai, Chiarella e Di Gennaro. Sarà il giorno del nuovo debutto di Luciano Zauri su quella panchina biancazzurra lasciata poco più di 2 anni fa. Ascoltiamolo. Volto disteso ma anche concentrato, soprattutto pochi fronzoli, anche perché di tempo ce n'è poco. Luciano Zauri torna sulla panchina del Pescara e domani ridebutta l'Adriatico contro il Grosseto. Un pensiero a chi ha sostituito Gaetano Auteri, sollevato dall'incarico martedì mattina. E poi le prime belle sensazioni. Tocca a me e me la godo, se permettimi il termine. Volevo ringraziare il presidente, il direttore Matteassi, insomma, per la grande occasione che mi è stata concessa. Rivincita assolutamente no, per Pescara per me è la seconda casa, per cui per me è una grande opportunità, è un grande onore, l'ho detto tempo fa, 2 anni fa, lo ribadisco oggi, per me stare qui è un sogno, quindi sono assolutamente felice. La mente è tornata subito ad alcune di quelle dinamiche che lo spinsero alle dimissioni 2 anni fa, contrasti con alcuni senatori, tipo Memmusciai, che sono ancora nello spogliatoio del Delfino, ma Zauri chiarisce, tutto superato. Adesso non voglio apparire un po', semplificare la cosa, ma credetemi che non c'è stato niente, nel senso che un allenatore fa delle scelte, il giocatore può ovviamente non accettarle, ci sono delle frizioni, ma è finita per quanto mi riguarda dopo 2 secondi, ti anticipo anche con Cristiano che oggi è il mio secondo, cioè, credetemi che è più il vivere in quel momento dove chiaramente non era semplice stare lì, ma attualmente le cose vanno splendidamente e quindi non vedo l'ora che sia domani la partita per ripartire, dai. Come sta la squadra e quali i margini di miglioramento? Zauri la vede così. Ma allora, la squadra sta bene, è una squadra di aprile, di quasi fine campionato, quindi dei piccoli acciacchi da smaltire, di partita in partita, ma la squadra sta bene, e ha voglia di fare, mi auguro che domani da subito si veda questo suo spirito. Ho trovato una squadra che vuole dimostrare comunque di fare bene, di provare a scalare una posizione, quindi di fare bene queste 3 partite qui. Quanto riguarda me è chiaro che sono diverso, altrimenti vuol dire che sarei stato in giro a perdere tempo, no? Ho studiato, ho letto, ho guardato, quindi l'esperienza, l'esempio che ho fatto prima, quindi insomma ho aggiunto qualcosa, spero, e quindi insomma qualcosina in più, oltre agli anni, insomma qualcosa nel cervello spero sia entrato. Zauri fa intendere che Pontisso giocherà in cabina di regia, sarà una delle novità, con Pompetti, uno tra Derisio e Diambò, mezze ali. Davanti a Sorrentino spazio per Zappella, Ingrosso, Drudi e Frascatore, favorito quest'ultimo su Veroli e Nzita. In avanti Dursi, Ferrari e Clemenza, dall'altra parte un Grosseto ultimo e per questo bisognoso di punti per entrare in zona play-out. Il tecnico a Genova Maurizi convoca Peretti che andrà in panchina, out Boccardi, Moscati e Scaffidi, in avanti spazio a Capanni e Nocciolini. È normale che domani affrontiamo una squadra importante, formata da calciatori importanti, ma questo per noi deve essere motivo di soddisfazione e di stimolo e per confrontarci con una realtà diversa a livello di esperienza, a livello di presenze in categorie superiori e nella stessa categoria, molte presenze in C, tante presenze in B, e per i calciatori questo deve essere, per me tecnico e per i calciatori deve essere un motivo di grande stimolo. Inoltre abbiamo un altro obiettivo, che è quello che abbiamo esigenza di fare punti. Domani alle 17.30 il Teramo riceve il Pontedera con l'obiettivo di archiviare il discorso salvezza e tentare, in caso di vittoria, l'ascesa al 10° posto. Ascoltiamo il tecnico Federico Guidi. Mi auguro che il momento più bello debba ancora venire, quindi
prima per dare dei giudizi definitivi oppure per andare alla ricerca di quelle che possono essere state le emozioni più positive o gli eventi più negativi, bisogna finire il campionato, quindi ad oggi non ci ho nemmeno pensato. Oggi noi dobbiamo pensare di essere vicinissimi al raggiungimento del nostro obiettivo e lo cercheremo con tutte le nostre forze che possa avvenire già da domani. Questo deve essere l'unico pensiero che ci appartiene. Ora dobbiamo essere bravi anche a tenere a freno l'euforia dell'ultimo periodo, perché come ho detto anche ai ragazzi, non lo so, ma forse dopo Montevarchi è scattato qualcosa in più dal punto di vista dell'interpretazione delle situazioni di gara, forse perché è entrata un po' la paura di retrocedere, e nel momento in cui giochi con la paura è chiaro che ogni pallone lo affronti con grande attenzione, con grande concentrazione, fiutando un po' il pericolo. Allora, sono quasi tutti recuperati, dico quasi non perché non ce n'è qualcuno che non è disponibile, ma perché quelli che erano malati l'altra settimana, in molti hanno fatto anche antibiotici, quindi le condizioni non sono ottimali e quindi andranno valutati fino a domani. Però a disposizione ho praticamente tutta la rosa, uno lo dovrò mandare in tribuna domani e quello sarà la scelta in base proprio alle condizioni fisiche, però sul campo insomma a disposizione ci sono tutti. Sì, anche Malotti, anche se non sta, è uno di quelli che sta peggio, tra lui, De Grazia, insomma sono quelli che hanno fatto anche antibiotici e quindi sono un po' debilitati. E si difende con i tre dietro, che spesso quando è bassa diventano a cinque. È una squadra che se recupera palla riesce a farti male subito andando in verticale, con Magnaghi che è il vero regista offensivo della squadra, ma con a supporto a attaccanti rapidi o veloci come Benedetti oppure Matton, se gioca Matton, e Mezzale che sanno accompagnare l'azione e andare a riempire l'area di rigore ed essere molto pericolosi anche con i tiri da fuori. Quindi è una squadra che lascia degli spazi diversi e ti attacca in maniera diversa rispetto alla Carrarese. La pallavolo, serata amarissima quella di ieri per la SIE Cortona. Il sestetto di Lanci perde in 4-7 in casa contro una Castellana Grotte priva di obiettivi di classifica e retrocede, complici le vittorie di Siena e Portoviro. Dopo 10 anni il sestetto ortonese lascia la A2. Sergio Zappalorto. Da non crederci, la SIE Cortona, complici strampalati risultati su altri campi, contro ogni previsione visto il calcolo di probabilità 3,5 circa, retrocede in A3 dopo l'1-3 interno contro il demotivato solo sulla carta Castellana Grotte, che ha imperversato contro gli ortonesi crollati ben presto, contrariamente al tipo di gara che tutti i tifosi e gli addetti ai lavori si attendevano, tutti al di sotto della mediocrità giocatori. Impietoso verdetto, in fondo ingiusto dopo l'indicibile rimonta del girone di ritorno. Eppure sarebbe bastato vincere almeno un set, quello poi perso a 23 dell'1-3 o il secondo quando si era in vantaggio addirittura per 13-6, pure questo perso a 23, per accedere ai play-out e giocarsela con il Portoviro, cosa auspicabile ed equa. Tant'è. L'Ortona piange sui suoi errori e sulle dolci fortune, chiamiamole così, altrui. Lo sfogo di mister Nunzio Lanci è fin troppo contenuto, almeno al microfono, ma questa giornataccia in nero è disseminata di tante domande. La parola al tecnico abruzzese. Purtroppo è andata così, non possiamo fare niente per cambiare le cose, dobbiamo fare ammenda di tutti gli errori fatti durante il campionato, ammenda di una partita giocata malissimo, male, 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 una partita che doveva vederci dominare, entrare in campo con il giusto atteggiamento, purtroppo non è andata così, loro hanno giocato una buona partita, noi non siamo stati bravi a,
a contrapporsi al loro gioco, una signora squadra. Sono risultati anche dagli altri campi quantomeno definibili strani. A me non piace mai parlare degli altri, non siamo stati bravi noi, ecco, punto. Questa partita è stata un po' il sunto di tutto il campionato, giocato a fasi alterne, giocato in maniera un po' approssimativa in alcune situazioni, il girone di andata buttato alle ortiche, girone di ritorno giocato con gli attributi, però non è bastato. Abbiamo provato a cambiare le carte in tavola, ma non è bastato, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo provato a cercare di fare del nostro meglio, poi ognuno si dovrà prendere le proprie responsabilità, come me le prendo io se le dovranno prendere anche i giocatori. È chiuso dolorosamente il capitolo Sie Cortona in A3, domenica alle 18, ultima della prima fase al Pala Santa Maria. Ospite la capolista grottazzolina, da battere 3-0 perché la Bapineto conservi la seconda posizione utile alla griglia dei playoff. In A2 femminile pure domenica alle 14 a Lanciano, l'Altino riceverà il Catania. In B2 maschile, in B maschile, perdonatemi, domani alle 18 l'Alba se la vedrà con l'Osimo, mezz'ora dopo il Paglieta ospiterà la prima della classe, il Napoli. In B1 femminile domani alle 18 la Tetina giocherà a Trevi, in B2 a riposo il Gada Pescara 3, domani alle 18 al Palaroma la Cetias Montesilvano affronterà la vice capolista Corridonia, mentre domenica sarà derby alle 17.30 al Pala Acquaviva tra Teramo e D'Annunziana. E questa era la nostra ultima notizia, i servizi che avete visto sono a disposizione online su YouTube e su tv6.it. Grazie per averci seguito, una buona serata.